principali difficoltà che si troveranno ad affrontare i datori di lavoro sono relative principalmente al fatto che le ordinanze sono state emesse in maniera forse un po' tardiva, il 30 aprile, e che comporteranno numerosi costi alle aziende, sia per fare i tamponi e sia per adeguare i cantieri e le sedi a tutti quelli che sono i protocolli, al protocollo Covid. Inoltre, appunto, anche l'aspetto formazione, informazione e il rispetto sistematico delle procedure di sicurezza sarà molto difficile da rispettare.